Una giornata tutta vissuta tra Firenze e Roma, a Firenze la Leopolda, a Roma la manifestazione della CGIL. Le notizie però le ha dato Renzi dal palco della Leopolda parlando al suo popolo e tutto sommato autorottamandosi, perché ha detto: attenzione, io farò due mandati, starò al massimo fino al 2023. Noi siamo venuti a Sassi, due mandati e poi in casa. È chiaro che per me l'esperienza politica adesso può durare al massimo due mandati di governo. E poi subito i temi del lavoro, come fare impresa, quali sono i nemici. Se noi non mettiamo in atto una strategia seria per liberare l'energia in Italia, non si va da nessuna parte. Matteo, stai iniziando a parlare burocratese anche te. No, ve la dico subito. Ci sono due nemici che vanno sconfitti in Italia. Se non sconfiggi questi due nemici, noi non creeremo occasioni di impresa. Non basterà l'ideale. L'ideale lo devono avere gli imprenditori, questi due nemici li dobbiamo sconfiggere noi, noi governo, noi popolo, e sono la corruzione e l'evasione. Senza aver combattuto corruzione e evasione non si va da nessuna parte.